si apre ora. Nel girone aveva il Torino, che ha giocato proprio precedentemente contro l'Osi Giuliano. Allora, vediamo quale delle due avrà la meglio sull'altra, con il pallone che viene governato ora dallo Spezia. Suggerimento in avanti che viene subito respinto al mittente. Occhio a Tartaglione con l'opportunità, va a calciare il pallone che rimane lì e viene poi girato verso la porta da parte di Davide Farina, che fa 1-0. Pasquariello sul pallone, sguardo dentro, va morbido verso Tartaglione, il pallone che colpisce la parte interna della traversa, ma niente, poi un fallo. Si resta sull'1-0. Fischia l'arbitro, Ciaramitaro con il mancino verso la porta. Occhio, perché stavolta va a vuoto Lucariello e il pallone in fondo al sacco. 1-1 con Ciaramitaro. Fischia l'arbitro, eccolo il pallone verso il secondo palo. La fa sua Serra, che poi subisce anche la carica. Bandierina. Parte Farina, il pallone discende verso Serrao che smanaccia, poi la conclusione alta. E alla uscita del destro corrispondono i due fischi del direttore di gara, due come i gol messi a segno in questo primo tempo, uno per parte, squadra di riposo sull'1-1. Adesso si può andare, Leoni col mancino, la palla è fuori. Passo sul pallone, il mancino che spiove sul limite dell'area, Leoni ad allontanare, poi occhio perché lo Spezia la potrebbe partire. Il pallone destinato in avanti con Mirabella che viene anticipato, la rimessa sarà ancora in favore dello Spezia. Mazzei, pallone messo dentro, occhio alla sfera allontanata, ancora lì, grosso rischio della Casertana. In favore della Casertana, abbiamo girato la boa anche in questo secondo tempo, manca l'ultimo quarto di partita che dice ancora parità. La Casertana con Tartaglione, opportunità di calciare, il destro è alto, movimento, eccolo il pallone che arriva sul primo palo, la girata, il pallone alto, occhio alla Casertana che si fa spazio per vie centrali. Tartaglione con il destro, eccolo qui, un gol pesantissimo che trova la Casertana a due dalla fine con Pasquale Tartaglione che porta i suoi in vantaggio, in pieno recupero. Arrivano qui tre fischi del direttore di gara, vince soffrendo ma riesce a conquistare la vittoria la Casertana, imponendosi per 2-1 contro un ottimo Spezia Montesacro.